Ehi Claudio, Claudio! Miau! Oh, ciao Pimpa! È un po' che non ci vediamo, sono contento di vedervi. Che bella lavagna che avete lì dietro! Io ero andato a ritirare il bucato perché le magliette erano asciutte e così ho ancora qui tutte le mie mollette. Guarda, vuoi vedere che belle che sono le mie mollette? Poi magari le usiamo per fare qualche bel gioco. Sai Pimpa, ho anche visto le addizioni e le sottrazioni che fai, sei molto brava perché le fai tutte giuste. Eh sì, bau, bau, ciao a tutti! Ma sai, ti devo confidare un segreto perché ho un amico che mi aiuta a fare le addizioni e le sottrazioni con le dita delle mani. Se vuoi te lo presento. Ma certo, Pimpa, sono proprio contento di conoscere questo amico che io non conosco. Però c'è una cosa un po' delicata di questo mio amico. Il mio amico è invisibile. Ma come invisibile? Dai, nessuno è invisibile. Oh sì, lui è proprio invisibile, per potermi aiutare nelle operazioni con le dita. Allora, lui si mette dei guanti e con quei guanti io riesco a vedere quello che fa con le mani, con le dita. E lo vado a chiamare, poi te lo presento. Ecco Claudio, ti presento Jack, il mio amico invisibile. Dai Jack, vieni su. Buongiorno, io sono Jack. Ma sei veramente invisibile, vedo solo le tue mani, anzi, veramente vedo i guanti. Dei bei guanti gialli, caspita come si vedono bene. Lo sai che anch'io vorrei tanto essere invisibile tante volte? Oh no, 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 non lo fare. Guarda, io sono diventato invisibile perché mi sono ammalato, non so che malattia sia, ma spero che mi passi presto perché può sembrare bello essere invisibili. Oh certo, io vorrei tanto essere invisibile per capire cosa succede mentre gli altri non mi vedono e poi potrei fare tante cose e gli altri non se ne accorgono. No, 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 pensaci bene prima perché? Perché pensa, tutti non ti vedono e poi che cosa succede? Quando passano ti calpestano i piedi, ti fanno un gran male e non si accorgono neanche che ci sei, poi non ti salutano neanche e insomma alla fine non è una cosa così piacevole. Vabbè, comunque Jack, ciao, sono contento di, beh, non posso dire di vederti, ma comunque di conoscerti, perché se sei un amico della Pimpa vuol dire che sei già anche amico mio e di Milù. Allora, diamoci 5. Sì, dai, diamoci 5. E op, 5. Anzi, guarda, possiamo addirittura darci 10. 10. Ecco, Pimpa mi ha detto che sei molto bravo a aiutarla e così lei non fa neanche uno sbaglio quando fa le operazioni. E mi sono molto curioso di vedere come fai per aiutarla, mi ha detto che l'aiuti con le dita. Sì, prova a scrivere un'operazione. Allora, scriviamo questa operazione qua. Facciamo. 6 più 3 e vediamo che cosa succede. Ecco, bisogna partire con 6 dita alzate. Vediamo, ci aiuta un po' Pina la Pina. Bzz, bzz, ciao. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dita sono alzate come il numero 6 qua. Bisogna aggiungere 3. Per aggiungere 3, noi alziamo queste tre dita. Pronti? E una. E due. E tre. Adesso possiamo contare quante sono tutte le dita alzate. Prima erano 6, poi ne abbiamo alzate altre 3. Adesso vediamo quante sono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Quindi 6 più 3 è uguale a 9. Lo scriviamo qua. Bravo Jack! Veramente sei un grande aiuto per fare le operazioni. Ma possiamo fare anche le sottrazioni?
Ehi, mi prendi in giro? Io sono bravissimo a fare le sottrazioni. E anche la pimpa, con il mio aiuto. Bene, adesso scriverò questa sottrazione, che è 7 meno 5 uguale. Adesso tocca a te, Jack. Intanto vedo che ti sei messo con tutte le dita piegate, quindi è la posizione. Milu, sapresti dirmi che numero sta rappresentando Jack adesso? Miau, ma certo che lo so, non c'è neanche un dito alzato, quindi sono zero le dita alzate, nessun dito alzato. Bene, bene, questa volta vedo che sei più sveglio delle altre volte e sei anche molto attento. Allora, Jack, cosa dobbiamo fare per fare questa sottrazione? Beh, innanzitutto devo alzare sette dita. Ecco, ho alzato sette dita. Beh, ci aiuterà Pina la Pina, a contarle. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Zzzzzzzzzzzzzz. Adesso bisogna toglierne cinque. Ebbene sì, abbasserò cinque dita, una per volta. Contiamo tutti insieme. Ne abbasso uno, abbasso due dita, abbasso terzo dito, quarto dito, quinto dito. Quante dita sono rimaste su? Pimpa, hai visto quante dita sono rimaste? Sì, sono rimaste due. Chiamo Pina Pina che ve le fa vedere meglio. Sì, è rimasta alzata questo dito, è rimasto alzato questo dito, quindi sono due dita alzate. E allora il risultato possiamo scriverlo. Sì, bene, adesso lo scrivo. Dimmi un po', Pimpa, allora che cosa devo scrivere? Ma Claudio, devi scrivere due come le due dita alzate di Jack. Ecco qua. Ciao Claudio, però non mi convince del tutto, perlomeno secondo me non può fare tutte le operazioni che facciamo noi Jack, perché ha solo 10 dita alla fine, noi invece adesso sappiamo contare fino a 20. Però ci sono dei trucchetti che vi posso insegnare. Ah sì? Bene, allora miau, prova a scrivere questa operazione qua e vediamo come te la cavi. 12 più 3 qua il trucchetto. Noi il numero 12 ovviamente non lo possiamo rappresentare con le dita perché abbiamo solo 10 dita, ma lo prendiamo. Sappiamo che 12 ce li abbiamo perché sono il nostro numero di partenza, li mettiamo nella cassaforte, nello scrigno e partiamo a contare, alzare le dita, sapendo già, partendo dal numero 12. Tutti lo sapete, è vero? Che numero viene dopo il 12? Più avanti del 12 che cosa c'è? Miau, c'è il 13. Bene, allora alziamo un dito. E siamo a 13, un altro dito e siamo a 14, terzo dito e siamo a 15. Quindi, visto che non abbiamo avuto bisogno di tantissime dita, 12 più 3, possiamo scriverlo già, è il numero 15. Ma con le sottrazioni funzionerà nella stessa maniera? Ecco, adesso scriviamo questa sottrazione qua. 13 meno 5. Eh sì, qui ci vuole un trucchetto in cui serve un pochino di immaginazione, perché la matematica sostanzialmente è fatta tutta di immaginazione. E perché funzioni questo trucchetto? Bisogna conoscere bene la numerazione da 1 a 20, soprattutto al contrario, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11,
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quando sappiamo contare così bene con sicurezza, possiamo usare questo trucchetto. E cioè adesso con l'aiuto di Jack facciamo questo. 13, sappiamo che è il numero che conosciamo già e possiamo avercelo lì nella cassaforte della nostra immaginazione. 13, e dobbiamo contare all'indietro di 5 dita, per cui alzeremo il dito ogni volta che diciamo un numero all'indietro. Quindi partiamo da 13, alziamo un dito, quindi adesso saremo a 12, 11, 10, 9, 8. Adesso possiamo scrivere il risultato. 13 meno 5 uguale 8. Bene Jack, ci sei stato di grandissimo aiuto, siamo contenti di averti conosciuto. E bene, anch'io volevo salutare tutti i bambini della tua classe, e quindi li saluto. Ciao ciao, datemi 5! 5! E vi saluto con tutte e due le mani, naturalmente. Hola, hola! Bene, ciao Jack, chissà se ci incontreremo un'altra volta. Beh, io spero che se ci incontriamo un'altra volta io sarò visibile, perché io adesso vado a farvi un bel sonno e spero che quando mi sveglio invece tutti potranno vedermi e riconoscermi. Bambini, sappiate una cosa, siete fortunati perché tutti vi vedono e vi riconoscono. Ciao ciao! Beh sì, per fare le addizioni e le sottrazioni possiamo farci aiutare dalle dita come ha fatto Jack fino adesso, però possiamo usare anche tante cose che abbiamo a disposizione. Vi ricordate che in passato abbiamo usato i pastelli per contare, ma io adesso ad esempio sono rientrato e ho ritirato i panni, ho delle mollette. Allora con le mollette vi faccio vedere che si possono controllare le stesse operazioni che abbiamo fatto prima. Allora prima era 6 più 3, vediamo un po' allora se funzionava bene. Facciamo un po' di posto. Allora avevamo 6, la quantità di 6, allora metto 6 mollette, 1, 2, 3, 4, 5, 6, devo aggiungerne 3, beh, niente di più facile, prendo 3 mollette e le metto lì, 1, 2 e 3, quante mollette ho adesso? Appena! Eccomi qua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 più 3 uguale 9, era proprio giusto come abbiamo fatto prima. Bene, ma anche in questo caso potevamo fare in questa maniera. 6, abbiamo 3 mollette in mano, andiamo avanti a contare. 7, 8, 9 e abbiamo avuto una piccola scorciatoia per far prima. Bene, allora questa addizione era giusta. Possiamo controllare anche la prima sottrazione che abbiamo fatto. Ecco qua, che era 7 meno 5 uguale 2. Per fare la sottrazione, penso che ci ricordiamo, vuol dire che partiamo da una quantità di 7 mollette, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e ne tolgo 5. Togliere 5 quando c'è il meno vuol dire che bisogna portarle via, proprio toglierle da lì. Infatti è proprio la sottrazione, sottrae vuol dire toglie. Allora 1, 2, 3, 4, 5 me le porto via. Ciao 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 mollette. Quante mollette sono rimaste? Ne restano, guardatele bene, ne restano 2, e avevamo proprio scritto 2 prima, quindi vedete che con Jack abbiamo fatto delle operazioni veramente corrette. Poi l'operazione che abbiamo fatto dopo era 12 più 3. Vediamo un po', dobbiamo mettere 12 mollette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, scivolano, 10, 11,
e 12. Dobbiamo aggiungerne altre 3. Le prendo qua e sono 1, 2 e 3. Pina pina! Ecco quante sono adesso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quindi l'operazione di prima era giusta, come l'avevamo calcolata con Jack. Però possiamo anche qui usare una scorciatoia. Non c'è bisogno alla fine che ricontiamo tutte le prime 12 mollette. Quando le abbiamo contate sappiamo già che erano 12. Non c'è bisogno che ripartiamo a contare da 12. Noi basta che andiamo avanti di 3. Dopo 12 che cosa viene? 13, 14 e 15. Ecco qua. Un po' una scorciatoia per far prima. Ecco qua, la sottrazione era 13 meno 5, vuol dire che abbiamo 13 mollette e 5 le dobbiamo togliere. Allora, Apina, dove sei? Aiutami. Ecco qua. 1, 2, 3, 4, 5. Possiamo toglierle e portarle via. Vediamo un po' quante ne sono rimaste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allora la nostra sottrazione fatta con Jack era giusta, 8. Ma invece di ricontarle anche questa volta possiamo semplicemente usare la numerazione all'indietro. Noi sappiamo adesso che qui ne abbiamo messe 13 e per cui sappiamo che ne dobbiamo togliere 5, contiamo all'indietro. Adesso sono 13, 12, 11, 10, 9, 8. Ne ho tolte 5 e ne sono rimaste sul tavolo 8. Ecco qua, anche questa era giusta. Oh, che bei trucchetti! È vero che non è così difficile fare le addizioni e le sottrazioni, vero? Basta avere un po' di trucchetti giusti e poi anche un po' di immaginazione. Miau! Ciao bambini, ciao bambini. Ciao anche dal maestro Claudio. Ciao ciao e dall'uomo invisibile Jack. Chissà dove è finito adesso. Magari è qui e non lo vediamo. Ciao ciao.